Amici dello sportello del cittadino, siamo a Taranto in Villa Peripato. Ecco, ci stiamo soffermando su vari tratti, su varie zone della villa e vi stiamo mostrando il degrado. Vi stiamo mostrando quelli che erano i gioielli di un lontano tempo che fu ormai superato e travolto dal degrado e dall'abbandono. E lo dico con rabbia perché ricordo quando da piccolo la domenica si usciva dalla chiesa, dal catechismo, e mio padre mi portava in Villa Peripato a prendere un po' d'aria. È passato tanto tempo e purtroppo troviamo invece la Villa Peripato in uno stato assoluto di abbandono. Beh, vedete, qui a fianco a me ci sono i resti di quello che era un elefantino in pietra, che è stato sicuramente abbattuto da qualche, distrutto da qualche vandalo, gettato a terra, ma l'amministrazione comunale non solo non si è degnata di ripristinare, di rimettere in sesto l'elefantino, quest'opera in pietra, ma addirittura la tiene così, abbandonata, non si è degnata neanche di rimuoverla, di portarla in un altro luogo, l'ha lasciata così, abbandonata a se stessa nel degrado. Questa la dice lunga su come si amministra una città, no? Perché almeno l'hanno distrutto l'elefantino, rimuovetelo, spostatelo, nulla, si lascia così. Guardate, sembra quasi veramente un vero elefante morto, abbandonato. Un elefante abbandonato, morto, come purtroppo sta morendo questa città. E la Villa Peripato lo dimostra ampiamente.